E anche Margherita sarà presente in questo video. Nonché Vittorio. Allora, adesso sì, ma la mia datrice, la professoressa Teresa De Ciglio, il mio correlatore e il dottor Leonardo Fernandez. Iniziamo con una piccola introduzione dicendo delle cose che probabilmente saranno ovvie, però appunto servono per darci un quadro di questo lavoro. Allora, sul web oggigiorno sappiamo che molte interazioni online avvengono tra sia per questioni che possono riguardare transazioni commerciali o anche semplicemente per scambio di informazioni. In questo caso quindi si presenta un problema legato alla fiducia e dobbiamo decidere se ricorre o meno in queste persone. E appunto questo discorso lo facciamo anche in conseguenza del fatto che per informazioni e consigli sempre più spesso si fa affidamento sui peer, quindi sui propri pari, sulle persone che diciamo in qualche modo sono come noi e non sono sedicenti esperti di qualcosa, ma semplicemente delle persone comuni appunto sulle quali noi facciamo affidamento. Anche in questo caso però si presenta il problema del sapere se ci si può fidare o meno di una persona. Un altro punto appunto collegato a questo è il fatto che il cosiddetto web 2.0 è il web dei user generated content, quindi dei contenuti generati dagli utenti, che in quanto tali appunto fanno sì che sul web sia presente una grande quantità di contenuti. E però poi c'è un'altra parte della medaglia, che è il fatto che molti di questi contenuti possano essere di scarsa qualità. Quindi anche in questo caso si presenta il problema del sapere se ci si può o meno fidare, se si può o meno dedicare il proprio tempo alle informazioni fornite dagli utenti del web. È in questo senso che parliamo dei reputation systems, che sono sistemi che appunto nascono in un ambito sostanzialmente business oriented. Infatti l'esempio principale, quello più studiato, è il reputation system di eBay, e quindi appunto nascono in quanto funzionali a sapere se ci si può fidare o meno della controparte con la quale si intrattiene una compravendita. Questi sistemi, proprio perché sistematizzano e valorizzano la valutazione dell'operato appunto degli utenti del web, acquistano poi successivamente un valore in tutti quei contesti nei quali ci sia un overflow di informazioni, quindi un quantitativo di informazioni tale che appunto risulta la necessità di doverlo scremare. E quindi in questo senso noi diciamo che questi sistemi costituiscono trust, quindi costruiscono fiducia tra gli utenti di un digital habitat, ovvero di un ambiente dedicato alle interazioni sociali in rete, quale può essere una community o un social network, e che appunto noi chiamiamo digital habitat, riprendendo una definizione di Tim Bender. Ora, il contesto pratico di questo lavoro è la piattaforma OpenDCN, che è una piattaforma dedicata alla e-participation, quindi alla partecipazione online dei cittadini alle questioni civiche. Questa piattaforma è stata sviluppata secondo un framework per la progettazione di deliberative digital habitat, quindi appunto di digital habitat votati alla deliberazione, quindi non solo lo scambio di informazioni, ma anche al raggiungimento di posizioni condivise e e proposte concrete. Quindi in pratica questo lavoro ha seguito ovviamente delle diverse fasi, innanzitutto cominciando dall'approfondimento del concetto di reputazione in senso, come dire, generale. Poi c'è stata un'analisi di reputation system esistenti, quindi appunto come quello di eBay a quale facevamo riferimento in precedenza, ma non solo, e poi un'analisi dei metodi di progettazione sia in letteratura che online dedicati appunto ai reputation system. I nostri obiettivi erano quelli di arricchire il framework già citato secondo le linee guida che riguardassero appunto il design di reputation system e arricchire nella pratica la piattaforma OpenDCN con degli strumenti corrispondenti. Per approfondire questo discorso legato alla reputazione possiamo far notare come la reputazione contribuisca alla formazione dell'identità online, nel senso che noi potremmo individuare storicamente delle diverse fasi per quanto riguarda l'identità online, nel senso che
durante all'epoca del web cosiddetto 1.0 l'identità era vincolata sostanzialmente dal nome o dall'eventuale nickname che si adottava, dalla foto o dall'avatar che si sceglieva di utilizzare e dalle eventuali informazioni personali che si dava a proposito di se stessi. L'avvento del social network site aggiunge un livello ulteriore di profondità, nel senso che le relazioni che si possono esplicitare tramite social network site contribuiscono a definire l'identità di una persona. E quindi appunto allo stesso modo diciamo che la reputazione aggiunge un terzo livello di profondità, in quanto una persona non è più quello che dice di se stessa, ma diventa anche quello che gli altri, cioè la rete, dicono di lei. E quindi in questo senso che diciamo che la reputazione rafforza l'identità, anche perché si basa su una storia personale di contributi sulla piattaforma online che stiamo considerando. Una storia personale dei contributi di un utente fornisce contenuti agli altri utenti innanzitutto, e quindi in questo modo rivela anche eventuali affinità con altri utenti. E poi soprattutto è difficile da falsificare, nel senso che costruirsi una fake identity online sostanzialmente non è per nulla difficile. Costruirsi una storia di interventi, di contributi, risulta invece un attimo più difficile. Quindi arriviamo alla parte pratica del lavoro, che è quella dell'implementazione di uno strumento che abbiamo chiamato FIZ e che non è altro che un aggregatore di attività recente, quindi uno strumento che raccoglie in un unico punto tutte le attività che vengono compiute sulla piattaforma OpenDCM tramite gli altri strumenti della piattaforma. E quindi appunto, come abbiamo detto prima, abbiamo realizzato questo strumento perché la storia dei contributi di un utente funge da base per la sua reputazione. Inoltre volevamo dare un nuovo modo di accedere all'informazione contenuta su OpenDCM, quindi facendo sì che appunto per avere informazioni riguardo l'operato degli utenti della piattaforma non fosse più necessario andare a controllare i vari strumenti, ma si potesse avere in un unico punto un sommario delle attività dell'utente in questione nell'ambito della piattaforma. Quindi in questo senso che creiamo un reticolo di informazioni cui facevamo riferimento in precedenza. Inoltre abbiamo evitato di realizzare un vero e proprio sistema di rating, quindi di valutazione diretta tramite delle scale di valori, in quanto i contesti di utilizzo di OpenDCM riducevano cautela nel concretizzare la reputazione con un sistema di rating. Passando poi alla fase appunto più di progettazione di questo strumento, vediamo alcuni punti salienti. Quindi innanzitutto abbiamo dovuto stabilire quale attività lo strumento dovesse riportare, quindi quale attività performabile attraverso gli altri strumenti della piattaforma. E poi abbiamo deciso che lo strumento potesse avere due punti di inclusione, nel senso che esso può essere attivato tanto nel profilo pubblico di un utente, quindi raccogliendo le attività del singolo utente, tanto nello spazio personale, permettendo così all'utente proprietario dello spazio di avere una vista globale sulle attività della sua rete di contatti. Ovviamente c'è stata una fase di progettazione, come dire, più classica, quindi indagando, stabilendo diversi ruoli che potevano assumere gli utenti in relazione a questo strumento, le varie viste dello strumento, le azioni effettuabili tramite di esso e così via. Per dare qualche dettaglio riguardo solo appunto alla fase di implementazione, lo strumento è stato scritto sostanzialmente in PHP attraverso il framework PHP, che è quello sul quale si basa appunto OpenDCM. Ovviamente c'è stata anche diciamo una parte di HTML, CSS per quanto riguarda l'aspetto grafico. Lo strumento sostanzialmente si basa su un sistema di eventi, quindi è un'implementazione del pattern on server, perché in pratica nel momento in cui vogliamo visualizzare delle attività, lo strumento scatena un evento, e evento al quale rispondono gli altri strumenti che appunto rispondono inviando delle informazioni a FIZ, che poi si occupa di gestire e si occupa della visualizzazione delle attività.
lo strumento è stato reso altamente configurabile, nel senso che sia gli amministratori che gli utenti possono configurare diversi aspetti, quindi gli amministratori possono decidere che tipo di attività riportare, quante attività riportare, possono stabilire appunto se gli utenti hanno a loro volta un margine di personalizzazione oppure no. Quindi in questo caso gli utenti poi potrebbero a loro volta decidere quali tipo di attività riportare di se stessi, quali tipi di attività visualizzare degli altri, se limitare o meno la visibilità delle proprie attività.